Buongiorno, mi chiamo Marco Cusini, sono il responsabile da molti anni del Centro per le Infezioni Sessualmente Trasmesse che è in Via Pace al numero 9. Il tema di questo incontro con i colleghi verterà su alcune delle infezioni sessualmente trasmesse. Le infezioni sessualmente trasmesse sono moltissime e il loro numero è aumentato negli ultimi anni. In questo incontro però ci occuperemo solo di alcune di esse, in particolare ci occuperemo di herpes genitale, di sifilide e di infezione da HIV, che come è immaginabile è la principale delle infezioni sessualmente trasmesse, quantomeno come impatto che questa infezione ha avuto nella nostra società a partire dagli anni 80. Tornando agli argomenti, l'herpes genitale è una patologia frequente che viene trasmessa con i rapporti sessuali e che spesso va incontro a periodi in cui non ha manifestazioni cliniche, ma pur in assenza di manifestazioni cliniche la trasmissione può avvenire. È quindi importante capire chi possa trasmettere e chi invece non trasmetta la malattia. Per quanto riguarda la sifilide è una manifestazione clinica che si credeva addirittura quasi scomparsa e invece è ritornata assolutamente in auge negli ultimi 10 anni con un incremento molto importante del numero dei casi. È importante riconoscere la sifilide è una malattia che si trasmette con una elevata frequenza di trasmissione, è una malattia facilmente curabile, ma va ovviamente riconosciuta e riconoscerla, almeno clinicamente, non sempre è così facile. Ultimo, ma sicuramente non ultimo, l'infezione da HIV, quantomeno la parte che compete quella che è la trasmissione dell'infezione stessa tramite i rapporti sessuali. Oggi la trasmissione dell'HIV è diminuita rispetto a quanto non fosse qualche anno fa. Questo perché le campagne, seppur adesso un pochettino più sotto silenzio, le campagne informative ci sono sempre state, questo perché oggi ci sono delle terapie che, inibendo la replicazione del virus, rendono il soggetto HIV positivo non contagioso per altri, e questo perché sono state messe in atto alcune campagne terapeutiche, mi riferisco in particolare alla profilassi post-esposizione, che riducono in modo del tutto significativo del 99% il rischio di trasmissione. Quindi le armi per combattere l'infezione da HIV, prima ancora che essa si trasmetta da un individuo all'altro, ci sono e ne parleremo.